che ha cominciato la sua attività a 3 anni al Tomioka Gymnastics Club di Osaka. Tanto rispetto a Serbia c'ha la possibilità di contare su 3 decimi di difficoltà in più. Vediamo come sfrutta l'infilata con un giro, impugnatura e presa palmare. Inizia il salto, i salti volanti. Ecco il primo. Cassina, un po' squadrato e scomposto col corpo. Coleman, stesso salto. E addio medaglia. E allora possiamo già dire che la medaglia d'oro è dell'israeliano Miakinin, 14-20, davanti al giapponese Matsumi, 14-0-33. E terzo posto dovrebbe essere di Serbic, con 13-666. Ha tentato il tutto per tutto Kitazono con questo salto. Ripresa dell'esercizio, sale in appoggio. Bisogna riprendere adesso con una linea perfetta già dal primo elemento. Ecco la ripresa con la salita in verticale. Ripete l'elemento Coleman. Kachov col corpo teso. Elementi dorsali, Stalder come ultimo elemento di ripresa per la sua continuità dell'esercizio, con il doppio teso anche per lui, doppio avvitamento, bravissimo peccato a controllare anche l'uscita. Davvero peccato per quella caduta che ha pregiudicato la possibilità di andare a medaglia per Kitazono. Eh sì, era un cliente scomodo per Serbic perché ha fatto un errore abbastanza evidente il croato, e quindi senza questo errore probabilmente il giapponese avrebbe occupato la terza posizione. Molto bella questa infilata in verticale con un giro, e il Cassina questo è il secondo salto indietro, un avvitamento, riprende, ma la seconda mano non arriva assolutamente ad impugnare la sbarra. Ecco, cosa è successo Carmine? Perché la seconda mano non è riuscita ad afferrare la sbarra e dunque a mantenere l'equilibrio del ginnasta? È una cosa delicatissima, bisogna avere la giusta proporzione tra l'altezza e la rotazione dei salti. Se per essere sicuro di non arrivare vicino lo allunghi un po' ritardando l'abbandono della sbarra, una mano arriva, la seconda è leggermente in ritardo e non si può mantenere l'impugnatura. Va in quarta posizione e allora ecco il podio.